Se è vero che il miglior attacco è la difesa, allora la Fidelisandria di questo inizio stagione può concretamente diventare un pericolo per le avversarie. Il numero 0 alla voce gol subiti è infatti il dato più confortante che il gruppo bianco-azzurro ha acquisito dai primi 180 minuti di gare ufficiali. Due partite di campionato, Anatrella imbattuto, un traguardo ottenuto per vie diverse. A Bitonto la Fidelis c'era arrivata, aggredendo l'avversario nel primo tempo e sapendolo aspettare nel secondo. Nel derby di domenica al Degli Ulivi contro il Cerignola è stata anche la buona sorte a soccorrere Paparusso e compagni, quella che ha fermato sul palo la conclusione di Ashik, la stessa che ha soffiato al lato dello specchio della porta il tiro dal dischetto del Giallo Blu Leonetti nel secondo tempo provocato da un intervento in ritardo di Tusiano in area di rigore. Al netto del risultato restano alcune indicazioni su tutto il 3-4-2-1 vestito che la Fidelis sta imparando a indossare anche quando cambiano gli interpreti. Nel derby si è vista la coppia Prinari-Minacori sulla quarti con Cristaldi da perfezionare la sua condizione, riferimento avanzato, mentre in difesa Paparusso è slittato a sinistra con il rientro di un solido Fontana al centro e la conferma del buon rendimento di alcuni under dalla Cassia Bolognese. La priorità ora sarà quella di dare più freschezza negli ultimi 20 metri, quelli che spesso decidono le gare, a partire da Sorrento, sede della prossima trasferta. Abbiamo. eccezionalmente di martedì buonasera cari amici di Telesveva cari amici di Pane Amore e Fidelis seconda puntata del nostro contenitore per questa Stagione, ieri abbiamo ceduto il passo un po' alle elezioni, ai ballottaggi, oggi siamo in onda i martedì, dalla prossima settimana torniamo a lunedì anche per rispondere ai tanti messaggi che ci avete mandato mostrando affetto. Lo facciamo con una grande squadra per questa sera che vado allora subito a presentare partendo da una presenza nei nostri studi, quella di mister Gigi Panarelli, un grande piacere averla qui come ospite. Mister. Grazie a voi, buonasera a tutti. E detto, ovviamente, come sempre con noi, non dico che è tornato a trovarci, è no. eh. strano vederti qui di martedì, ma perché siamo in onda di lunedì in genere, Peppino Ernesto. Ciao Luca, buonasera. Peppino, ripartiamo dal commento di questo pareggio contro il Cerignola in un derby atteso. Io, come sempre, per entrare nel vivo, poi abbiamo anche un altro ospite che andremo a svelare tra pochissimo, ti chiedo un po' di riassumere cosa ha consegnato questa domenica alla Fidelis Un bel derby, un derby che ha regalato emozioni anche se il risultato finale sembra quasi dire il contrario perché uno 0 a 0 magari uno può pensare, uno che non ha visto la partita può pensare ad una gara non molto emozionante invece ci sono stati momenti molto intensi sia sul piano tattico, è stata una bella partita anche da questo punto di vista sia per quanto riguarda le occasioni è mancato soltanto il gol è mancata una eh, certa precisione in fase conclusiva eh, lo sviluppo della partita è stata un po' Uh, de, uh, quello che ci si attendeva, cioè un uh, primo tempo di marca andriese con uh, l'Andria che uh, ha tenuto palla, si è avvicinato spesso all'area di rigore uh, del Cerignola, ma è venuto un po' meno in fase conclusiva, uh, qualche azione individuale di troppo, qualche cross non proprio uh, preciso. Uh, anche l'inizio del secondo tempo dava questa sensazione. e Forse questa sensazione l'ha avuta anche Mister Panarelli. Perché al quarto d'ora della ripresa lui ha deciso un cambio importante. Uh, e, um, ha cambiato il volto tattico della squadra. Il 3-4-2-1 è diventato un 4-2-3-1 molto offensivo a testimoniare la voglia di vincerla questa partita invece. La squadra non ha assorbito bene questa mossa tattica perché si è un po' allungata e eh, soprattutto eh, alcuni errori eh, individuali hanno consentito al Cerignola delle ripartenze eh, veloci che hanno messo in difficoltà eh, la difesa dell'Andria e il Cerignola ha avuto due, almeno due grosse occasioni. Per sbloccare il risultato, il calcio di rigore sbagliato da Leonetti e il Palo colpito da Schicke e anche il conseguente colpo di testa di Tedesco finito fuori. Però, proprio perché questa è stata una partita strana, quando il Cerignola sembrava poter sbloccare la partita, l'occasionissima è capitata all'Andia. Perché proprio all'ultimo minuto quasi, Tusiano ha avuto il match point sul suo sinistro ma ha calciato con troppa foga, con troppa veemenza e, e la palla è finita alta. Però il risultato della partita è stato un derby godevole. Un derby che è stato goduto purtroppo non dai tifosi, perché lo sappiamo, ormai la situazione la conosciamo e capiremo se ci saranno eh, aggiornamenti. Le chiedo, mister, innanzitutto se condivide la lettura di Peppino Ernesto, e poi ci sono dei dati entro i quali inquadrare questo avvio di stagione della Fidelisandria: i quattro punti, la difesa eh, imbattuta, l'aver affrontato due avversari importanti comunque come Bitonte, Audace e Cerignola. Sì, eh, condivido, anche se poi ci sono anche delle, delle situazioni. Che sul, sul cambio di modulo, lì noi per 70 minuti credo che abbiamo avuto il pallino del gioco anche perché, occasioni della squadra avversaria del Cerignola nonostante affrontavamo veramente una squadra ben messa in campo, una squadra importante, di affatta di elementi importanti alle vigilia, avevo detto anche che anche tanti under che la componevano erano stati protagonisti in un biennio dove il Cerignola ha sempre puntato a vincere questo campionato. E per 70 minuti abbiamo avuto veramente il pallino del gioco in mano, solo che, come è capitato anche a Bitonto, abbiamo sbagliato quello che poteva essere l'ultimo passaggio. Eh, dobbiamo essere anche più concreti eh, perché arrivare sul fondo sia per un cross o arrivare lì a tre quarti per delle giocate importanti. Poi devi essere concreto, eh, perché non può capitare spesso e volentieri che per Uh, due partite siamo arrivati a Bitonto. Uh, sì sette volte alla, uh, 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 per 70 minuti. Qui uh, la partita di domenica siamo arrivati 4-5 volte nitide. E le, devo dire anche la verità: abbiamo avuto uh, sette calci d'angoli a favore e quattro punizioni laterali. Battuti male, battuti perché poi alla, alla fine. Mh, io dico sempre che il 70-75% delle partite l'abbiamo visto anche questa domenica. Il Picerno ha vinto con due palle inattive, il Molfetta ha vinto con due palle inattive, il Taranto-Bitonto si è, si è eh, decisa con tre palle inattive, due rigori e un calcio di punizione. Le palle inattive sono molto importanti, sono importanti e possono determinare in una fase di stallo di una gara un risultato definitivo. Posso farti un rilievo? Rispetto al precampionato ho notato che i tre quartisti, soprattutto nella partita col Cerignola, un po' meno con il Bitonto, eh, si sono cercati poco, hanno privilegiato l'azione individuale alla ricerca del fraseggio. In più di un'occasione si sono un po' intestarditi. In azioni individuali e qualche volta hanno perso dei palloni sanguinosi che hanno prodotto anche delle ripartenze della squadra avversaria. È stata anche eh, tu questa sensazione? C'è una differenza tra la partita di Bitonto e la partita del, di domenica scorsa, perché affrontavamo due gare in maniera, cioè, che giocavano in maniera simile con i tre difensori, solo che il Bitonto giocava un 3-5-2 dove aveva un play e il, uh, invece il Cerignola ha giocato con un 3-4-1-2 3-4-2-1 anche loro e quindi il play non veniva preso dal trequartista opposto e magari rimaneva più largo e quindi nel momento in cui avevamo il possesso palla magari i due trequartisti erano più distanti però sono cose che indipendentemente dalla squadra avversaria dobbiamo cercarci di più dobbiamo avere questa... Uh, io gli dico sempre di fare dei movimenti contrari opposti proprio per avere il possessore palla più soluzioni per poter uh, sia lui liberarsi dalla palla sia avere più soluzioni sotto porta per uh, chi deve andare a ricevere palla e, però devo dire che sono, sono contento perché siamo partiti da un giocatore abbiamo fatto una squadra Uh, ringrazio la società, il direttore è stato uh, eccellente nel portare a termine diverse operazioni. Mi hanno accontentato anche in diversissimi giocatori che ho voluto qui ad Andria. Dobbiamo restare umili con i piedi per terra perché, come diceva Luca, abbiamo affrontato due, due, due squadre di tutto rispetto, due squadre che eh, ne sentiremo parlare durante il campionato. E noi restiamo umili, vigili. E concentrati, non dobbiamo perdere quell'umiltà che ci sta contraddistinguendo in questo periodo e poi dobbiamo dare sempre di più perché poi alla fine non bastano soltanto 72 minuti fatti bene, le partite durano 100 minuti, 96, 97, 98, anche 100 e quindi dobbiamo restare concentrati fino alla fine perché poi per 15-16 minuti di un po' di sbandamento che più che al, al, alla rimodulazione di un, di un sistema tattico, anche perché io ho sempre detto che non esiste solo un sistema di gioco: non dobbiamo essere bravi a cambiare volta, a essere camaleontici, a essere anche all'interno di una stessa gara, avere più sistemi di gioco. L'ho vista così perché volevo allargare le maglie della squadra avversaria, volevo far passare i quinti con i due esterni mettendomi il 4-2-3-1, creando. Poi quando una squadra si mette tutti dietro la linea della palla, allora sì che devi vincere qualche duello individuale. E quindi volevo eh, con Tusiano a destra a piedi invertito e con Minacori a sinistra a piedi invertito, con eh, Prinari e... e Cristaldi, volevo scatenare un po' quello che erano i cinque difensori che si erano messi dietro la palla del, del Cerignola poi alla fine possono sembrare delle ripartenze però sono stati come hai detto tu anche errori di valutazione individuali che hanno portato e una serie poi di errori però su questo il primo responsabile sono io e quindi c'è bisogno sempre di migliorare, migliorare, migliorare per, per ottenere quello che poi è il massimo risultato perché noi ogni domenica andiamo in campo per poter portare l'intera posta in palio, poi si può riuscire e non si può riuscire. L'importante è mettere il maggior impegno e sudare la maglia perché è quello che dicono tutti, ma è poi la, è la realtà e la verità. Apprezzano quello i tifosi, apprezzo quello io soprattutto io, che poi faccio le scelte e quindi quello non deve mai mancare mai. Mi piace molto questa analisi approfondita di mister Panarelli e mi spiace interrompere il dialogo insomma, che si era creato. Lo faccio solo per aggiungere ulteriori elementi, perché a brevissimo avremo in collegamento sullo schermo che vedete alle mie spalle anche un altro volto noto del Fidelisandri. Intanto eh, riassumiamo ulteriormente la giornata, la seconda del girone H di Serie D, con le grafiche dei risultati che sono maturati sui campi, che andiamo a vedere insieme. 1-1 in Fasano Sorrento, 4-1 del Gravina sulla Putuolana, 0-0 appunto in Andrea Cerignola. 3-0 del Molfetta sul Francavilla 3-0 del Picerno a Nardò 2-2 in Portici Casarano vince il Brindisi sul campo della Versa 2-1 invece in Taranto Bitonto e Team Altamura Lavello. Come cambia la classifica per quello che però può valere dopo 180 minuti, il Brindisi è primo a 5 punti perché ha vinto due gare ma ne sconta uno di penalità poi a 4 insieme alla Fidelisandria ci sono Picerno, Casarano, Team Altamura, Sorrento e Taranto. Il Molfetta che ha una gara in meno alla pari del Lavello è a 3 come Gravina Francavilla e Puteolana c'è il Cerignola, 1 Portici e Fasano e a 0 Lavello, Bitonto Aversa e eh, Nardò mister Panarelli, complicato leggere la classifica è davvero troppo presto per poterla interpretare. Ci mancherebbe anche perché sono solo due giornate ci sono tante partite ancora da, da disputare e io la classifica neanche la guardo in questo momento anche perché sarebbe sarebbe ridicolo guardarla adesso, però... È importante iniziare con il piede giusto, è importante essere sempre positivi perché poi alla fine ottenendo dei risultati io gli dico sempre ai ragazzi che il più grande premio che noi possiamo avere è la serenità nel lavorare durante la settimana e quindi per far sì che questo accada noi dobbiamo fare il risultato la domenica. risultato che poi vengono attraverso tante prerogative, tante caratteristiche partita nella partita e Quindi bisogna essere umili, però, umili, non esaltarci, essere equilibrati, perché sappiamo anche che nell'arco di un campionato ci possono essere anche dei momenti no. E quindi dobbiamo essere pronti a essere sempre un molto molto, molto equilibrio. Molto equilibrio ha parlato dei, dei ragazzi, Mister Panarelli, dei calciatori in organico. Noi uno dovremmo averlo già pronto con il collegamento e si tratta di Francesco Fontana. Chiedo anche alla regia magari se siamo in grado già di mostrarvelo in collegamento perché abbiamo il difensore centrale ex Picerno, uno dei pilastri peraltro. Peppino, eccolo, eccolo Fontana in collegamento dove l'abbiamo disturbato perché era a cena con la squadra. Possiamo dirlo serenamente nel Ristopizza Giardino dei Sapori a E Francesco, buonasera intanto. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi in questa location insolita, inedita. A due giorni dal pareggio contro il Cerignola, insomma, che sensazioni ci si porta in questa nuova settimana di lavoro? Uh, sensazioni sicuramente positive, perché dopo queste due partite, dopo i tre punti e il pareggio di domenica, possono essere solo positive. Quindi iniziamo questa settimana. E quindi per iniziare a lavorare per lo scontro di domenica con Sorrento. Eh, sì, Francesco, eh, da difensore esperto, difensore il più esperto della difesa eh, biancazzurra, è un bel segnale cominciare il campionato dopo aver giocato contro due squadre impegnative come Bitonto e eh, Cerignola e ritrovarsi con zero gol al passivo per, è vero che si dice sempre, diciamo, è la fase difensiva quella che conta e non il singolo reparto, però penso che per un difensore sia un motivo di soddisfazione particolare. No, quello certo, essendo difensore, l'unico obiettivo che si presuppone la domenica è eh, di portare a casa la a rete inviolate la nostra porta, quindi è anche merito di tutta la squadra, soprattutto sia dei centrocampisti che degli attaccanti, non solo dei difensori. Oh, non dire però l'unico obiettivo, perché dai difensori ci si attende ogni tanto anche qualche gol, eh? Quindi, sì, sì, serve una mano anche lì. serve una mano anche in no, fase realizzativa. Que quello se, se capita ah. con piacere. Poi ci arriviamo, insomma, anche sul rapporto magari con i gol fatti di Fontana, non solo con quelli eh, evitati. Mister, molto importante comunque lì dietro avere dei leader, perché Fontana, Venturini, anche Papa Russo ha alimentato la dose eh, di esperienza che avete in organico, avete anche dei giovani molto interessanti. Eh, c'è leadership lì dietro, c'è grande maturità. No, ma sono stati giocatori scelti, voluti, anche perché eh, a Fontana in queste ultime settimane gli è suonata anche qualche sirena di una squadra importante, però alla fine abbiamo cercato in tutti i modi di farlo ragionare e lui poi ha scelto di rimanere con noi perché crede nel progetto, crede negli uomini, nelle persone, nel gruppo e poi alla fine come lui sa non ci sono soltanto... Over, Under, per me è importante il gruppo, eh, sono leader anche i ragazzi perché poi alla fine eh, vanno in campo tutti per uno stesso obiettivo. Mi volevo rilacciare anche al fatto dei, dei, dei difensori, come ha detto giustamente Ciccio, per me i primi primi difensori sono gli attaccanti perché fanno una fase di non possesso in maniera eh, giusta. E fanno lavorare anche meglio sia i centrocampisti che puoi avere più coraggio con i difensori e venire su. Quindi, stiamo lavorando bene, con, dobbiamo continuare così. E loro sanno che c'è da lavorare ancora tanto. Il collettivo, è assolutamente fondamentale. Fontana, ti chiedo anche allora, visto che il mister ha citato questo passaggio, queste sirene che sono arrivate un po' alle tue orecchie, ed è normale visto che sei un difensore. Che ha giocato anche in categoria superiore, ecco, è stata una settimana un po' particolare da questo punto di vista perché poi anche per i calciatori magari giocare con il calciomercato aperto cambia un po' la prospettiva. Vabbè, no, quello penso sia un po' normale, essendo che c'è il calciomercato aperto, qualche sirena può giustamente arrivare, però uno cerca di trovare la scelta migliore e di continuare a lavorare qui in questa squadra Allo Allora, te, testa al campo, testa al lavoro Torneremo tra poco anche da Francesco Fontana per continuare a interpellarlo anche un po' di di curiosità. Io ora vorrei entrare su un altro aspetto di Pane Amore Fidelis, di questa nuova versione di Pane Amore Fidelis, Peppino, perché più di qualcuno ci ha chiesto, ma i ci piace e non ci piace che fine hanno fatto? Non sono scomparsi, li abbiamo rivisitati, li abbiamo sostituiti, perché tu ogni volta ci guiderai alla scoperta dei punti caratterizzanti della domenica della Fidelis. Se sei d'accordo partiamo col primo allora. Sì, partiamo col primo e partirei dalle sensazioni che personalmente mi ha regalato la partita mh, di domenica. Sono mesi ormai che si gioca senza pubblico, sono mesi che eh, si gioca eh, con gli stadi vuoti, ma domenica era la prima partita in casa dell'Andria dopo eh, l'interruzione per eh, eh, l'emergenza Covid. L'andi aveva giocato il primo marzo, è tornata a giocare in casa domenica scorsa. E forse domenica ho avvertito la vera sensazione terribile di vivere questo momento, quando sono andato allo stadio e ho percorso il viale, lo splendido viale che porta al Degli Ulivi, in una irreale solitudine. E quello è un fiume di gente la, la domenica quando si gioca la gara in casa. Io ero solo, tremendamente solo. Entrare poi nello stadio, non trovare nessuno, ehm, aspettare una partita giocata senza pubblico, davvero le sensazioni sono state mh, molto eh, tristi. Perciò mi auguro che presto... Almeno parzialmente noi abbiamo un grande rispetto per le eh, misure adottate per evitare eh, il diffondersi del virus, però ecco pizzico di buonsenso per consentire a almeno una parte degli spettatori di vivere eh, questo eh, che è davvero uno spettacolo eh, non indifferente. Sì, diciamo che lascia sempre abbastanza attoniti vedere gli stadi vuoti, vedere quegli spalti così no, deserti. Non so, anche Ma gli Anche esterni, tutto quello che precede sì, sì, il silenzio sì, all'esterno sì, degli impianti. È veramente irreale, veramente irreale. Mister, le chiedo che sensazione fa a voi che siete in campo? Perché i tifosi sono fondamentali, anche quelli avversari servono a dare probabilmente carica Grinta. È cambiato il modo di giocare a calcio? Voi siete tornati peraltro a giocare dopo mesi di stop e di incertezza assoluta. Com'è giocare in questi stadi? vuoti. È chiaro che quando sai, in precedenza succedeva questo quando si giocava a porte chiuse, quando c'era magari una penalizzazione per una squadra. e Adesso la, non ci dobbiamo abituare in questo perché poi alla fine diventa routine e questo può, può essere anche il calcio che viene sconfitto sotto una certa forma, perché poi il pubblico è la parte integrante. No, della, del, di una partita stessa, anche gli avversari, come dici, le tifoserie avversari, vedi colori diversi, eh, tifoserie che magari sono gemellate o tifoserie, ce lo sfottò, il fatidico sfottò che ci sono all'interno degli stadi E eh, quindi il pubblico manca, manca per, per, tante, per tanti motivi. Io sono stato anche calciatore, quindi so quanto magari dentro all'interno di un terreno di gioco il tifoso in un momento particolare della gara ti può aiutare e quindi spero al più presto che eh, anche in parte, come ha detto giustamente Peppino, possono ritornare i nostri tifosi, perché poi eh, avere il tifoso in casa è un'arma in più. Poi vorremmo sentire anche Fontana sul tema, perché i calciatori, sai, soprattutto i difensori, si fanno sentire molto, Peppino, in campo, e c'è anche il rischio che qualche parola di troppo sia sentita con molta facilità eh, dagli arbitri. Però ti chiedo, Peppino, il mister citava giustamente l'importanza dei tifosi e della spinta in casa, rischia quasi di scomparire il fattore campo. Sì, e lo si nota in maniera eh, evidente, non, non c'è più quella spinta che rende più incisiva l'azione del, della squadra di casa. Adesso forse c'è più equilibrio da questo punto di vista, però il fattore campo effettivamente sta scomparendo. Eh, me lo fate chiedere anche a Francesco Fontana che ci ascolta, credo, come sempre, dovrebbe tornare in collegamento nel nostro ledwall, perché è interessante poi capire da chi c'è sul prato. Ecco Francesco, ti abbiamo eh, ritrovato, si parlava di stadi vuoti, del fatto che sia cambiato... Uh, il calcio, tu d'altronde li avevi già affrontati nel finale della scorsa stagione, ci sei tornato quest'anno. Purtroppo la situazione non è ancora cambiata uh, per i tifosi. Per voi in campo, cosa è cambiato nell'approccio alla gara? State anche un po' più attenti a quello che si dice, quella parolina di troppo che magari l'arbitro può sentire con più facilità? Vale per tutti i tuoi colleghi, ovviamente. Eh, quello, sicuramente, che l'arbitro possibilmente ti ascolta più facilmente rispetto a quando ci sono i tifosi. Comunque riguardo alla mancanza di tifosi penso che è l'unica cosa che manca in questo momento, eh, essendo che non posso entrare per il problema Covid, però <ride> si, si sente che mancano proprio la loro spinta nei nostri confronti per darci carica. Manca un po' la spinta, manca la carica, ovviamente l'auspicio comune e che tornino quanto prima. Purtroppo dobbiamo fare i conti con una realtà sulla quale non abbiamo ecco grande governo, Peppino, mettiamola così. Secondo punto della domenica sul quale ci concentriamo, perché abbiamo il che ha guidato la difesa, però tra i pali c'è stata una bella. non possiamo definirla forse sorpresa, perché il mister forse si arrabbia se lo chiamiamo sorpresa, però è una bella realtà. Sì, forse. Siamo un po' condizionati nel nostro giudizio da quello che è accaduto lo scorso anno, quando l'Andrea ha avuto grossi problemi eh, per quanto riguarda la difesa eh, della porta. E, ed era un po' un'altra delle incognite di questa stagione. Eh, credo che anche i giovani portieri che l'Andrea ha preso quest'anno siano stati anche accolti con una... Naturale diffidenza visto quello che era accaduto nella scorsa stagione. Invece sia gli, le partite di precampionato che quelle eh, giocate eh, nelle prime due giornate hanno messo in luce un eh, portierino, uso il diminutivo per l'età, insomma non certo per le qualità, che mh, ha dimostrato di eh, avere sicurezza, tranquillità. Eh, gestione della, mh, delle situazioni intricate in area di rigore abbastanza puntuale, devo dire che anche domenica è stato uno dei più positivi eh, nell'Andria e eh, anche in occasione del rigore che poi rivedremo senz'altro, è vero che Savino Leonetti ha, non ha centrato la porta, ma se andiamo ad analizzare bene la sua conclusione fosse terminata nello specchio, sicuramente Anatrella l'avrebbe intercettata. Mister, estendendo oltre anche Anatrella la gestione dei giovani, quanto era importante sceglierli bene, perché ormai diventano un fattore sempre più rilevante nel campionato di Serie D? È chiaro che l'importanza degli under è fondamentale in questo, in questo campionato. Io oltre a dire Anatrella dico anche Petrarca, perché, non per parcondicio, ma proprio perché ci credo fortemente nel parco portieri. Sono stati voluti, cercati, seguiti e il direttore ha portato a termine due operazioni importanti perché c'era la concorrenza di parecchie squadre, sia su uno che sull'altro. E quindi siamo contenti, eravamo anche convinti di, di operare con, con gli under di, di, di questa dimensione. È chiaro che sono ragazzi, devono lavorare. Poi ho grande fiducia nel mio preparatore dei portieri perché ormai mi segue da tre anni e abbiamo fatto buone cose anche con dei portieri in precedenza con, con Antonino che adesso è a Grosseto l'anno scorso era a Monopoli e con, e con Sposito stesso. E quindi grande fiducia in lui ma alla fine la ricerca degli under come dicevi è importante in questo campionato. E quindi poi c'è un'età che è il 2002 dove non solo in Serie D ma sono ricercati anche nelle primavere 1, nelle primavere 2, nell'Eccellenza anche quest'anno in, in Serie no, C con, certo. con le liste sono fuori liste e c'è minutaggio e quindi andare a scegliere andare, è, stato, è stato un impegno molto importante però siamo contenti di quello che abbiamo fatto e adesso lo dirà solo il campo perché due partite sono ancora poche e non ci dobbiamo esaltare in niente. Io continuo sempre a buttare acqua sul fuoco perché dobbiamo fare ancora tanto, c'è tanto lavoro ancora da fare, c'è tanta organizzazione ancora da, da mettere a fuoco, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare, sì, è un buon inizio. Eh, abbiamo, abbiamo iniziato con il piede giusto, che non è una cosa di poco conto, però basta così. E basta che Panarelli così. sia soddisfatto dei suoi under lo dimostra il fatto che ne sta utilizzando un numero maggiore di quello eh, a cui è obbligato perché nella prima partita erano 6 gli under, domenica erano 5, quindi sappiamo che il limite è di 4, il fatto che ne utilizzi. Più di, di quello che ti obbliga il regolamento significa che l'opportunità ragazzi... per sono. Sì, no, ma sono soddisfatto anche del, degli over. Ecco perché non voglio mai puntualizzare over e under. Per me esiste una squadra e per me par di partita in partita poi c'è la scelta in base anche a innumerevoli poi variabili che porta la partita stessa. Quindi c'è l'Andria per me, ci sono i ragazzi e c'è una squadra che scende in campo. A differenza di under over per me non, non esiste, è solo un regolamento che c'è scritto in questo campionato. Abbiamo tantissime domande da casa, però a brevissimo andiamo in pausa, però torniamo per la eh, seconda parte. Una misteri la pongo, però, perché eh, ci chiede Rino, scrive mmm, perché Minincleri non sta giocando titolare, e può giocare insieme a Prinari? Ah, Minincleri fa parte della nostra rosa, e può giocare, sono tutti potenziali titolari, poi le partite si sceglie si sceglie me ne assumo le mie responsabilità e fino a questo momento chi ha sostituito uh, Minincleri e poi Minincleri eh, è subentrato due volte Minincleri fa parte del, della nostra squadra qua non c'è soltanto un, un, un calciatore come prima della domanda ho, ho detto c'è l'Andrea e quindi va in campo non chi sta meglio perché altrimenti Posso dire come se non stava bene Simone. Sono delle scelte che io faccio ma a lungo raggio, vedo tantissime cose eh, per scegliere poi la formazione eh, che scende prima. Però abbiamo visto anche che nel calcio ci sono chi subentra che poi fa la differenza. Quindi per me non è chi gioca prima e chi, chi gioca dopo. C'è un gruppo che io difendo e difenderò sempre, che sono orgoglioso di avere, siamo orgogliosi di avere come società. Con lo staff tecnico, con il direttore, e quindi poi si fanno le scelte. E queste scelte sono in base a tantissime variabili all'interno della, della settimana per affrontare una determinata gara. Settimana che, già nel vivo, come nel vivo, Pane Amore e Fidelis. Siamo arrivati al termine della prima parte, nella seconda torniamo. Abbiamo la Moviola, andremo anche a Sorrento per conoscere meglio i prossimi avversari. Insomma, brevissimo break, ma restate su Telesveo. Tietreci, Mucci, dal 1894, www.muccigiovanni.it Finisce un amore e non tutto è perduto. Il pomodoro acquista il tuo oro dandoti di più. Buona vita, bello. Il pomodoro lo trovi a Barletta, in via Canosa 76. Vuoi acquistare uno smartphone ma non sai qual è la migliore scelta per te? Ti perdi tra mille offerte e piani tariffari? Devi riparare il tuo PC, il tablet o lo smartphone, ma ti hanno spaventato con prezzi da capogiro? Telefonica è il consulente globale che stai cercando. Vendita e assistenza di smartphone e tablet dei migliori marchi. Ripara il tuo dispositivo elettronico con ricambi originali. Telefonica è anche centro assistenza autorizzato LG. Telefonica è a in via Matteo Renato Imbriani 7. Abbiamo assicurato un break rapido, è stato rapidissimo, 90 secondi, giusto il tempo insomma, di continuare a parlare di calcio negli studi di Telesveva. Seconda puntata di Panamore Fidelis, oggi insolitamente in onda di martedì, in studio con noi l'allenatore della Fidelis Andrea Gigi Panarelli, ovviamente c'è Peppino Ernesto, in collegamento c'è il difensore della Fidelis Francesco Fontana, breve break insomma nel quale, eh, del quale ringraziamo anche Caffè Sospeso che ci accompagna anche quest'anno nella nostra avventura, Caffè Sospeso di Andrea. Che è sempre al fianco di Telesbeve di Pane Amore e Fidelis nel nostro percorso. Torniamo allora a parlare degli spunti offerti da Fidelisandria Cerignola Peppino. E qui ti vorrei interpellare, e poi vorrei parlarne anche con Mister Panarelli, ovviamente. Degli episodi da Moviola che non sono mancati. Io direi che magari con l'aiuto della regia li andiamo a guardare insieme nel nostro monitor e li valutiamo, li analizziamo perché non sono mancati, c'è stato sì il sì. calcio di rigore dell'Audace, però magari chiedo alla regia, ecco partiamo con il contributo qui c'è stata una protesta dell'Audace eh, Cerignola stiamo aspettando, ecco, ecco abbiamo le immagini del, nel ritorno, un cross da sinistra, un tentativo di calciare con Fontana, credo protagonista, sì, sensazione personale cioè... che si è andata sul corpo del, sì, sì. del, del Fatti, difensore credo, ha protestato l'Audace sì, diciamo che ha avuto Prova. questa sensazione ma non mi pare proprio che sia mm. andato sul braccio, in ogni caso, sì, sì, assolutamente. Mister, credo che l'unico a protestare sia stato proprio l'attaccante dell'Audace, neanche i suoi compagni nell'occasione specifica. Magari glielo chiediamo anche a Francesco. Sì, magari se ci riusciamo con la regia alla quale stiamo chiedendo un super lavoro questa sera. La ringraziamo. Cerchiamo di coinvolgere già Francesco Fontana, eccolo, in collegamento con noi. Francesco, stiamo guardando un po' gli episodi salienti da Moviola della partita, c'era stata una protesta anche dell'Audace Cerignola nel primo tempo per una conclusione. Credo di Leonetti, corregimi se sbaglio sì, sì, sì. con una tua deviazione palla poi che è andata tra le braccia del portiere eh, l'attaccante dell'audace reclamava un tocco col braccio la viola ti scagiona completamente invece no ma infatti no, non c'è stato nessun tocco di mano è stato di coscia o sulla pancia se non ricordo Assolutamente, assolutamente punto. possiamo, dirlo? Di sì, sì, possiamo sì. dirlo serenamente. Continuiamo a vedere allora quali sono gli episodi da Moviola di Fidelisandre Audace e Cerignola, proseguendo con le immagini. Qui c'è una protesta, un cross di uh, Prinari e la palla toccata da Allegrini. Palla che finisce sul braccio di Allegrini. Il tocco con il braccio non è in discussione, mister sì. Panarelli. Diciamo che uh, la casistica l'anno scorso sarebbe stata punita sicuramente con rigore. Sì. Eh, quest'anno con come le norme, avevo, norme di quest'anno un po' ammorbidito. Sì. Secondo me con le norme di quest'anno eh, mi sembra eh, corretta l'interpretazione dell'arbitro. Sì, l'anno scorso sarebbe sicuramente stato fischiato Calcio di Rigore. Però mi sembra di poter dire che con, che con eh, le nuove norme, l'arbitro abbia fatto la scelta più giusta. Mister, sensazioni sul campo su quell'episodio. Non anche perché io non ero in campo. No, secondo, no, io non mi astengo proprio a commentare tutto quello che può essere il, le, le, tutte le, le decisioni dell'arbitro, perché è una cosa che mi astengo e non, non ne voglio commentare. Commentiamo magari allora, tecnicamente quello che è successo invece sul rigore poi assegnato al, al Cerniola, perché c'è un piccolo errore di gioventù, vogliamo cioè, definirlo così, lo vediamo con eh, l'inserimento di russo e poi Tusiano, alla fine c'è questo contatto che inizia si sì fuori area ma si concretizza Peppino Ernesto in area, perché credo che l'arbitro punisca il braccio destro poi che va sul, sul difensore. Questo è quello che in gergo si chiama anche fallo di frustrazione, perché in realtà Tusiano aveva lui perso... Sì palla in avvio di azione, forse diciamo in questo caso la difesa dell'Andi è stata un po' leggera perché ha sentito a Russo di attraversare tutto il campo, di arrivare nell'area di rigore e lì Tusiano si è lasciato un po' prendere dalla foga e ha toccato l'avversario, ci sta il calcio. Noi oggi l'abbiamo analizzato anche con quello con una videoanalisi prima dell'allenamento. Cioè è una serie di errori che porta eh, al rigore, perfetto. non è solo uno Esatto. e poi il finale. Mm. Anche perché se andiamo a vedere poi è la dinamica in cui poi cade, che è come dice Peppino, un po' di fallo, di frustrazione. Mm. Però perdiamo palla a 70 metri dalla, dalla, dalla porta, che poi non perdiamo palla. E se la vediamo dall'inizio era un movimento fatto da Prinari, dove si porta l'uomo... E Tusiano lo voleva servire quando poteva fare un'altra scelta. Poi c'è una serie di situazioni dove la cassia era troppo fuori, anche lo stesso Cecio. Ne abbiamo analizzato oggi che magari poteva temporeggiare. Quando si, poi si subiscono queste cose, c'è una serie di situazioni dove noi andiamo a lavorare e andiamo a vedere eh, qual è poi l'aspetto più importante per evitare. Queste, queste situazioni che si verificano in futuro. Ecco perché c'è bisogno di lavorare. Però ripeto: io sono contentissimo delle prestazioni dei ragazzi, sono contentissimo della benegazione. Come si sono tutti disponibili, sono. Io poi sono uno che fa con il prof, con il mio staff tecnico facciamo lavorare anche tanto a livello organico, quindi sono disponibilissimi e per questo davvero li ringrazio. Però. Ci sono tanti margini di miglioramento eh, ci sono è ma inevitabile per una squadra che migliorare. è stata completamente ricostruita. Sono appena credo due mesi che noi lavoriamo. Anzi, forse con la squadra al completo, magari sono state eh, scarso, scarse 3-4 settimane perché è stato anche un, un cantiere aperto. Giocatori che abbiamo visto, sono andati via. Eh, C'è da lavorare. Non, non ci possiamo soffermare in quelle che poi sono la perfezione anche perché poi eh, è una squadra che si sta ritrovando è una squadra che ha bisogno di rodaggio eh, ma alla fine abbiamo fatto due buonissime prestazioni che come ho detto loro io voglio che la squadra avversaria deve essere eh, con il suo gioco, con le loro strategie che ci devono impensierire, non con... Magari le nostre superficialità oppure i nostri errori. Peppino Ernesto, per completare l'analisi ampia che abbiamo fatto di Fidelisandria Cerignola, è bello anche concentrarsi sul terzo punto, la curiosità che ha individuato. Perché c'è stato un protagonista della gara che ha sì, rischiato. Prima, non, di, non di Marca Fidelis, ma ha rischiato di fare due gol, uno dei quali però nella sua porta. Sì, eh, Non capita molto spesso di vedere un uh, doppio palo colpito da lo stesso giocatore in due porti diverse perché lui ha, ha prima, stiamo parlando di Ashik, questo uh, interessante giocatore, questo interessante trequartista del uh, Cerignola che prima ha uh, tentato un disimpegno nella sua area di rigore e sappiamo che quando gli attaccanti sono nella propria area di rigore, sono, eh, pericolosi. Guai, sono molto pericolose e infatti Ashik qui la stava combinando grossa e poi invece è stato autore di questa pregevole azione personale con cui ha eh, colpito il palo. Davvero una cosa molto curiosa che non capita tanto spesso eh, di vedere e, e comunque rimane diciamo, la bella impressione suscitata a questo giovane calciatore. Bella prestazione quella di Ashik. Mister, eh, le strappo un sorriso, magari se un suo giocatore avesse fatto quel disimpegno che è andato sul palo. Perché io ho visto la faccia del portiere della Vodace Cerignola della serie Soffia e Spera. No, anche non perché puoi... se, se inquadra la porta, ormai non c'era niente Infatti, da fare. Era diceva giustamente Luca che ha soffiato. Comunque, ripeto, pensiamo a casa nostra. e... Abbiamo i nostri bravi calciatori, bravi 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 atleti. Guardiamo a casa Fidelis e ci ascoltiamo e vediamo anche le parole a fine gara di eh, Dalterio. Il primo tempo abbiamo penso, dominato la partita. Abbiamo avuto tante occasioni, anche situazioni dove abbiamo sbagliato la scelta finale. Quindi dobbiamo, secondo me, sbloccare la partita il primo tempo. Poi abbiamo avuto fino al calcio di rigore loro un po' di sofferenza. Perché abbiamo speso tanto nel primo tempo e alla fine potevamo anche vincere la partita. Come hai detto tu, ci può stare bene questo, questo pareggio, però comunque uh, l'obiettivo dei ragazzi e l'impegno era quello di, di vincere la partita. Mister Lela ha detto non era in panchina. Tra l'altro tra le foto nella gallery postata su Facebook dalla Fidelisandria. l'abbiamo vista, insomma, dove seguiva la partita lì in gradianta un punto d'osservazione differente, chiaro, da non ripetere o da ripetere il meno possibile. Ma come si vede la partita in uno stadio vuoto? Eccolo, lo vediamo in foto, peraltro anche contro sole mi sembra di capire in certi momenti. Sì, ma in quel momento poi non, non si pensa contro Sole, <ride> no, no. anche perché poi la fortuna che mi sentivano, anche perché no, no, non c'era il pubblico. È stata forse l'unica nota lieta che mi hanno sentito per il pubblico che non c'era. E quindi eh, vediamo il bicchiere mezzo pieno su questa, eh, tentiamo a vedere sì, sì. il bicchiere mezzo Una pieno. Una squalifica eh, sì. anomala, ah, ah, diciamo sì, così. Ma, no, ma poi ho fiducia nello staff, ho fiducia in Sasà, Alterio, in Gianmario Petrelli, che erano lì con il prof e quindi ero sicuro che magari le direttive venivano date in una maniera positiva eh, però fa sempre piacere essere al, al proprio posto no? lì in panchina Peppino te lo chiedo come se il mister non fosse qui tu l'hai conosciuto da calciatore ad Andria sì. giovanissimo ritrovato? eravamo Quanti leggermente dopo, eh? più giovani e invece sono passati, <ride> son passati un bel po' di anni più di vent'anni diciamo e lui è stato Uh, ad Andrea nell'ultimo anno di Serie B, un anno comunque indimenticabile, concluso con una retrocessione che diciamo è stata molto molto amara, perché uh, l'Andrea di Gigi Panarelli, dico di Gigi Panarelli perché lui è arrivato a gennaio qui e da gennaio in poi l'Andia ha fatto qualcosa di strepitoso. Abbiamo fatto più punti del 32 punti il girone di ritorno. Abbiamo sì. fatto più punti del... delle prime che poi sono salite, sì, sì. Salite Verona. Però Puglia. avevano un uh, gap da, da colmare, che era troppo, Quella la salvezza alla, è stata alla... a 41 e noi siamo arrivati a 40, 40. l'ultima partita della sì, terra. E, diciamo le, le amarezze sono state perché l'Andia era meno 9 sulla salvezza a un certo punto era arrivata addirittura a più 5. La Landia di Giorgio Romignani l'abbiamo raccontata anche durante il lockdown sì, con bellissimi speciali eh, con organizzati due partite in casa. Dai, eh. Eh. E poi c'è stato quell'episodio sì. finale che rimane: diciamo, un vulnus, una ferita aperta, perché cioè, una, un giudice sportivo. Che dichiara che la presenza o meno dell'allenatore in panchina non incide sull'esito di una gara è veramente diciamo, un eh, artificio eh, legale veramente mh, assurdo e discutibile. Per discutibile perché, come tutti ricorderanno, prima della partita Romignani e Giuseppe Abruzzese, giovanissimo Giuseppe Abruzzese, erano stati colpiti. Da monetine lanciate dagli spalti dalla curva della Ternana ed erano finiti in ospedale. Irlanda aveva giocato quella partita senza il suo allenatore in panchina e il giudice sportivo e anche gli altri eh, organi ehm, di giudizio avevano dichiarato che eh, l'allenatore in panchina non eh, aveva nessun incidenza sull'esito di una gara. Mallo eh, sembra... a dire che oggi paga gli allenatori esatto, 7-8 cioè, milioni di euro all'anno 12 <ride> milioni <ride> come 12, esatto. Quindi, mi sembra una leggera forzatura e purtroppo l'Andria si ritrovò in, in Serie C e da allora è cominciato un po' il declino della, della Fidenis. Mister, questo ritorno ad Andrea ha rappresentato un po' la chiusura anche di un cerchio, cioè, questa piazza dove aveva iniziato e che ritrova. No, quando c'è stata la chiamata dell'Andria non esitato due volte, anche perché l'ambizione è sempre anche di andare nei professionisti, no? Però poi, sai, Andrea è una piazza che di dilettante fa solo la categoria e quindi non c'è stato tempo di, di pensarci su. È chiaro che Di Andria nutro grandi ricordi. Uno su tutti è il, il, il fortino di quel di quello stadio c'è tanta gente. Io adesso vedo che voi li chiamate distinti, no? la Gradinata. Sì, la e adesso è inagibile. E quando ho giocato io qui eh, era tutta piena, 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 piena. E la mia prima partita qua è stata. Io arrivai il 21 gennaio 99, e il 24. Giocavamo con la Ternani in casa e vincevamo 2-0 ed era stracolma, era pieno. E quindi. Il ritorno in campo, magari da allenatore, vorrei battezzarlo anche con, con lo stesso risultato. Con anche, mi accontenterei anche con un risultato <ride> più. Però, risultato positivo. No, nutro grande, grande ricordo anche perché sono stato bene. Sono stato bene, poi dispiace di non essere arrivati alla, alla, alla salvezza. Anche per colpa è... sua, perché in una partita decisiva. Eh? colpì una traversa invece di fare gol. Con la regina Con la regina, la, la eh, che fu proprio la madre di perché l'Andrea stava facendo una grande escalation in quella partita, L'andia eh, stava 94 prossimo, sì, no? gran tiro dalla distanza. Traversa qui abbiamo per, aperto l'album dei ricordi. Eh, e e sì, no, non chiuderlo più, <ride> <ride> però sono, sono ricordi, sono ricordi positivi. Dai, sono ricordi, magari di. Di buon auspicio anche perché eh, abbiamo parlato del pubblico, abbiamo parlato che prima erano, era uno, uno stadio molto pieno e, e questo è anche l'obiettivo della società, l'obiettivo anche nostro, di, di portare di nuovo entusiasmo, di, di, di far innamorare magari eh, di nuovo quella gente che un po' si è, tra virgolette, disinnamorato con il passare del tempo. Eh, anche quello è il nostro obiettivo di, di, di far ritornare questo e io dico sempre ai ragazzi, d'accordo anche con la società, c'è cioè quel senso di appartenenza anche che ci deve contraddistinguere perché è vero sì che noi facciamo questo lavoro e lo facciamo per, per, appunto per lavoro, però eh, siamo anche ospiti di una città, siamo anche ospiti e eh, sappiamo quanto la gente ci tiene all'interno di una stessa città della squadra. Della, della propria città e quindi abbiamo anche questa responsabilità. Mi piace molto questo concetto: la rappresentanza, il fatto di andare in giro per la Puglia e non solo a rappresentare una città, è, è un meccanismo, un veicolo, lo sport che magari qualcuno sta sottovalutando no, no, no. in questi giorni, Peppino. Però apriremo qui un altro <ride> capitolo e ci servirebbe mm -hmm. un'altra ora di trasmissione. Eh, proviamo a tornare da Francesco Fontana. Per chiedergli un po', visto che abbiamo parlato di professionismo, tu l'hai toccato l'anno scorso, ti vorrei chiedere anche. Uh, come è nata poi l'idea Fidelisandria e immagino tra tanti corteggiatori perché hai scelto la Fidelis. Si adesso i privati. Prima diverso, uno No, vabbè, ho scelto la Fidelis eh, perché sì, perché già conoscevo anche il Mister però solo da avversario, però già sentendo parlare di Fidelis eh, sapevo già che era una gran piazza, quindi anche avendo altre squadre, poi non ci ho pensato su due volte a scegliere la Fidelis. Mister Panarelli vi torchi per bene a voi difensori? No, ovviamente il tessuto era di se non ci sentivo. Immagino che Mister Panarelli vi faccia lavorare tanto a voi difensori, c'è No, no, vabbè, il Mister fa lavorare il giusto, nelle, nelle giuste maniere in cui dobbiamo allenarci, soprattutto in fase difensiva con noi difensori. Certo, è normale che con la fase difensiva, prendendo meno gol e facendone, si vincono le partite. Ragazzo molto equilibrato, Francesco Fontana, riservato anche davanti ai microfoni, deciso in campo, mi sa anche che c'è una tavolata un po' rumorosa in senso di vicinanza perché ci entra nel microfono. A breve dovremmo avere anche la possibilità di parlare con Sorrento, con il DS, Antonio Amodio, per capire un po' che tipo di avversario sarà. Vi chiedo, Peppino e Mister Panarelli, si va a giocare su un campo comunque particolare, un campo piccolo, un campo non semplice? È un campo davvero particolare proprio per le sue dimensioni, un campo che io personalmente ho anche ritenuto sempre abbastanza pericoloso perché c'è quel muro ehm, perimetrale che è a due passi dal, dal, dal terreno di gioco che mi dà sempre una sensazione, per fortuna non è accaduto nulla, quindi evidentemente le condizioni di sicurezza... Ci sono, ecco. però è un campo molto piccolo. Ecco, quello è sempre stato un fortino anche per il eh, Sorrento. Giocarci non è stato mai eh, semplice. Quindi, bisognerà fare molta attenzione alle caratteristiche del, dello stadio, che molte volte insomma, crea situazioni eh, particolari con questo gioco eh, quasi a tamburello da una parte e dall'altra perché ci sono continui capovolgimenti di fronte. Non c'è quasi tempo per le soste, diciamo. No, eh, bisogna avere anche velocità di esecuzione, prima che si riceva la palla bisogna anche guardare a quella che può essere l'ipotetica soluzione, non c'è tempo per ragionarci, anche perché è un anche per il terreno di gioco, non è erba, è sintetico, quindi è, è un campo veloce. Eh, poi, alla fine è una, una squadra di tutto rispetto dove negli ultimi anni ha sempre vestito squadre importanti e ha mantenuto lo zoccolo duro della, della passata stagione facendo anche degli innesti importanti. Sappiamo che è una, è una partita dove dobbiamo triplicare le forze e soprattutto di attenzione, ma rispettiamo molto il sorrento, però alla fine poi. Dove la nostra prerogativa è andare a fare la partita ovunque, in casa e fuori, il nostro atteggiamento non deve cambiare. Ci andiamo allora virtualmente a Sorrento perché abbiamo il direttore sportivo proprio del Sorrento, Antonio Amodio, collegato via Skype che dovrebbe materializzarsi a brevissimo nel nostro Ledwall. Proviamo un attimo magari a recuperare Amodio. Sento dei rumori di sottofondo, ecco, lo vedo nel, nel nostro ritorno. Perfetto, ce l'abbiamo. Buonasera direttore, intanto grazie per essere con noi grazie anche all'ufficio stampa del Sorrento, molto gentile. Grazie mille, buonasera a tutti. Di fronte Domenica, due squadre che sono partite bene in questo campionato, quattro punti per entrambe. Che tipo di Sorrento è quest'anno, direttore? Sicuramente un Sorrento diverso rispetto all'anno scorso. Abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato modo di, di giocare. Quindi, eh, diciamo che come diceva il mister, che saluto. Eh, sai, abbiamo tenuto i giocatori diciamo mh, lo zoccolo duro, però abbiamo anche messo molto innesti. Quindi, sicuramente è ancora una, una squadra in allestimento. Eh, siamo partiti abbastanza bene, ma penso che possiamo fare ancora di più. Ora allora, partita bene, come è bene partita la Fidelisandria, Peppino Ernesto per il direttore Amodia. Eh, Nell'organico, visto ci sono due ex. Eh diciamo di grandissima esperienza come Mezzavilla e Kunzi eh, nonostante diciamo sono un po' più avanti eh, con gli anni credo siano ancora dei, dei, dei protagonisti importanti eh, come si sono inseriti in questa, in questa squadra? Come diceva lei sono due professionisti importanti quindi eh, fisicamente sono ancora secondo me al top quindi stanno facendo benissimo. Eh, Adriano purtroppo non ha fatto con noi la preparazione, però eh, si è fatto trovare pronto, È un giocatore che conoscevo. Conosco da un po'. Quindi, un professionista, un giocatore importante come lo è. Evan. Sono due giocatori veramente che penso che ci possono far fare il salto di qualità insieme a, a Nicola Mancino, a Cacace a, a Masullo alla Monica quindi abbiamo giocatori abbastanza diciamo esperti Direttore, giocatori esperti peraltro avete cambiato allenatore con poi Maiuri che è andato a Foggia quindi ha conquistato il professionismo l'anno scorso il Sorrento è diventato una bella realtà di questo campionato, che Fidelisandria vi aspettate? Mm, io ho visto la Fidelis gioca molto bene quindi ha dei giocatori eh, che adesso sono in una condizione ottimale come Prinari, come Minincleri quindi Cristalli sono giocatori che eh, stanno a giocare a calcio, tecnici. Quindi, sicuramente ci aspettiamo una Fidelissandra che eh, sai è propositiva, almeno per quello che abbiamo potuto vedere in queste prime due giornate. Quindi, eh, sarà sicuramente una grande e bella partita. ovviamente anche, la racconteremo qui, ovviamente, su Telesveva, con il post partita, con le immagini. con... Le voci dei protagonisti, grazie per ora al direttore sportivo del Sorrento Antonio Amodio e buon lavoro in vista di domenica. Grazie mille, buonasera a tutti. Una realtà, ministeri, del Sorrento che comunque, diceva lei correttamente, si è consolidata, peraltro non manca l'esperienza, come ci ricordava oh, anche per. Certo, non poteva scegliere ex, eh, fra virgolette, peggiori, Landia, perché Mezzavilla, Cunzi e Mancino per diverse eh, ragioni. Non si sono lasciati, ah, non benissim ecco, non sono lasciati benissimo con l'ambiente. Quindi, mh, immagino diciamo, anche una partita veemente da parte loro. Si aspetta anche così: Mister, una squadra che l'abbiamo già fatto. No, no, ha letto dei singoli sì, come squadra. no, ma è una squadra ripeto, che ha degli elementi importanti eh, di categoria anche superiore. Mezzavilla fino a qualche mese fa ha anche giocato in una categoria superiore. E sappiamo che è una squadra tosta, è una squadra che poi eh, in casa si esprime anche in una certa maniera, visto che si allena dalla mattina alla sera lì e quindi può essere un vantaggio, però da parte nostra c'è la massima concentrazione nell'affrontare eh, questa, questa gara, la prepareremo nei migliori dei modi come facciamo con le altre e poi ci aspetta solo di giocare e di vedere quale può essere il risultato finale. Una videocampionato comunque bello impegnativo, quello della Beh. Fidelis per il eh. calendario. Niente male, visto che poi avrà anche il Picerno, quindi diciamo... È anche in 5 giornate non ci siamo fatti mancare niente, anche perché poi li devi affrontare tutte, sì, però sono 5 giornate impegnative, anche se noi, eh, come stiamo vedendo, le stiamo affrontando partita dopo partita, perché è giusto affrontarle così. E adesso c'è il Sorrento, abbiamo archiviato queste due iniziali e sappiamo di, di incontrare... Un'altra, un non dico pretendente, però è stata anche l'outsider dell'anno sì. scorso, quindi alla fine si portano dietro quella che è stata un'esperienza positiva e, e quindi è una gara di tutto rispetto. Un pochilissimo, bello, impegnativo. Torniamo da Francesco Fontana che è collegato con noi, lo ringraziamo innanzitutto per la pazienza e per essere stato con noi. Ultima battuta, ti no. chiedo un po' come si affronta eh, il Sorrento, che tipo di avversario ti aspetti, lo chiedo anche a te. Eh, sicuramente a partire di domenica sarà, come ha detto il mister, una partita tosta. Voi come gli avversari avete citato già qualcuno voi, quindi non sono io a dirli, quindi loro sono giocatori esperti di categoria superiore anche e quindi eh, sono giocatori importanti per questa categoria. Noi ci metteremo il massimo come abbiamo fatto in queste, due, in queste due partite e cercheremo di portare a casa il miglior risultato possibile. Questa allora la certezza di Francesco Fontana. Ti ringraziamo, Francesco, per essere stato con noi. Ti aspettiamo poi nelle prossime settimane anche in studio. Ringraziamo te, ringraziamo Gianni Monterisi, che è lì con te. <ride> Grazie a voi, buonasera. Salute, determinazione, volontà di affrontare tutti gli avversari guardandoli negli occhi, mister. mi sembra che questo sia un po' il diktat che sta eh, imponendo alla sua fidelis. Non avere paura di nessuno, grande rispetto di tutti. No, ma il rispetto ci deve essere per l'avversario, perché guai, eh, dobbiamo essere mai presuntuosi, però dobbiamo imporre anche quello che è il nostro gioco, non dobbiamo avere timori. Il eh, rispetto è la parola giusta. Timore mai di nessuno, anche perché eh, siamo una squadra che si deve far rispettare in ogni campo. Chiosa finale per Peppino Ernesto? È un campionato che adesso aspetta risposte ulteriori importanti, visto che il calendario offre queste altre partite molto impegnative. Quindi siamo un po' tutti curiosi di vedere anche l'Andria in una trasferta che sia pure senza pubblico rimane sempre difficile dal punto di vista ambientale ancorché tecnico. Un bel banco di prova, noi ci avvicineremo ovviamente a Sorrento Fidelisandra con i nostri appuntamenti quotidiani con il Telesveva Sport, siamo arrivati davvero al termine grazie a Mister Gigi Panarelli. Grazie a voi per l'invito. Grazie come sempre a te Peppino Ernesto. Noi diciamo dobbiamo compiere una prodezza Entro la fine dell'anno dobbiamo riportare i in studio. Ci proviamo, è il nodo al fazzoletto virtuale okay. di, di questa sera, ci Vista la sua diffidenza ad andare diciamo, alle trasmissioni televisive. Ma no, non è una diffidenza, a me piace parlare più sul, sul terreno di gioco, lavorare, eh, parlare meno e fare più, più fatti in campo, questa è la mia un po' prerogativa, poi se l'impegno vuole che ci dobbiamo essere ci mancherebbe altro. <ride> A noi è fatto molto piacere avere il mister qui questa sera, ci ha fatto piacere anche la mole di messaggi arrivata da casa, qui mi scuso perché non siamo riusciti a leggerli tutti, però il tempo purtroppo è tiranno. Cercheremo di recuperare, cercheremo anche di rispondere sulla pagina Facebook di Pane Amore e Fidelis, siamo arrivati al termine di questo secondo appuntamento, nella prossima settimana torniamo in onda di lunedì, canonico appuntamento delle 21, grazie ancora e restate su Telesveo. Ciao eh. ciao eh, ciao ciao, ciao. ciao no eh. per carità io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza e poi me li cambio spesso, eh! diciamo che è una questione di um, igiene, d'altronde come dice il detto men sana in corpus, vabbè lo dice il detto <ride> Ammazza però qui che schifo, che incivili Ehi